L'attore siciliano ha svelato un retroscena sulla popolare fiction di Rai 1, che va avanti da oltre 20 anni. Alla vigilia dell'addio di Terence e la Don Matteo, ruolo iconico che ha ricoperto per oltre 20 anni, Nino Frassica ha svelato un aneddoto sulla popolare fiction di Rai 1 giunta ormai alla sua 13ª stagione. Sul set della serie TV l'attore siciliano ha rischiato grosso, ha rischiato di morire durante una scena un po' troppo spericolata. Nino Frassica non ha specificato in che anno è accaduto il fattaccio, ma deve la sua vita a Terence Hill, come dichiarato in un'intervista rilasciata al settimanale di Più. Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui. Era pure notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto, ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita, Nino Frassica ha aggiunto alla rivista edita da Cairo Editore. Se fossi caduto di sotto sarei morto. Ma Terence mi ha tenuto stretto. E ancora oggi lo ringrazio, e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell'episodio, le vengono i brividi. La star di Don Matteo è sposato dal 2018 con l'attrice teatrale Barbara Exignotis. Tra i due 24 anni di differenza che non sono mai stati un problema per la coppia. In passato la donna ha recitato in alcuni film a luci rosse, dettaglio che non ha infastidito più di tanto il marito. I due sono molto simili, ad esempio entrambi non hanno la patente. Per Nino Frassica si tratta del secondo matrimonio, dal 1985 al 1993 è stato sposato con l'attrice Daniela Conti. Il maresciallo Cecchini non ha mai avuto figli, mentre Barbara è madre di Valentina, nata da una precedente relazione. Thank you.